Che bella che è Merano, vero? Era da un po' che non vi portavo in Alto Adige, perché mi sa che l'ultimo vlog che ho fatto ero in Valle Aurina, però era quest'estate. Invece qua, come potete vedere dagli alberi, è veramente arrivato l'autunno. E vi ho un po' imbrogliato col titolo del video, lo so, però sapete, è uscito il libro di Sistiano, ovviamente era dedicato a Tutta colpa delle fragole, che adesso è in libreria. E ci tengo a precisare che Sistiano non mi ha pagato per sponsorizzare il suo libro, anzi, cioè magari mi avrebbe fatto diventare ricco, ma no, in realtà, cioè, ci tengo ovviamente perché la seguo da tantissimo tempo ed è un grandissimo traguardo per lei e vi consiglio veramente di leggerlo. Io ho già iniziato a leggerlo, sono a buon punto ed è veramente molto bello, pieno di sorprese. E ovviamente tanti complimenti a Sistiana per questo grandissimo traguardo, spero che sia solo l'inizio per lei. Niente, ah, c'è un fiatone. Sono andato al Merano Wine Festival. Ogni anno si tiene qua a Merano. E niente, per gli appassionati di vino ovviamente. Però c'è anche una bellissima gourmet arena. Adesso ve la faccio vedere, è in pratica la corsa sulle passeggiate del Passirio. Ah, ma che bella passerella rossa. Non lo so, con questa passerella rossa ci si sente veramente importanti. Comunque qua a Merano fa veramente molto freschino, eh. Quando arriva l'autunno in Alto Adige, in Val Venosta, Merano, è un po' più fresco. Tra l'altro, a fianco all'ingresso della Kurhaus c'è pur Südtirol, proprio quello di Merano. Sempre questi bellissimi display con le zucche, le piante aromatiche, ci piace. Poi al cioccolato e questo strudel. Strudel? Wow! Proprio ci sta perfetto in questo contesto altoatesino. Sì, in realtà vi ho detto una cosa non vera perché sono in una declinazione del Merano Wine Festival. Questa è la Gourmet Arena, dove ci sono tutte delle specialità gastronomiche da tutta Italia. All'interno della Gourmet Arena ci sono dei prodotti molto interessanti. Infatti vi ho fatto vedere questo Maestà della Formica, che è veramente curiosissimo. Devo andarmelo a vedere bene anch'io su la loro pagina Facebook o anche sul loro sito internet. Ho assaggiato tutti i loro prodottini, sono qualcosa di molto particolare. Cioè, c'era lo sciroppo di fieno che mi ha conquistato, cioè qualcosa di... anche perché loro poi lo propongono per la panna cotta, ad essere mangiato con la ricotta, ma un uso veramente svariato. Sapete che poi Merano è una delle mie città altoatesine preferite perché è veramente molto rilassante, ma un po' in tutte le stagioni dell'anno. E chi di voi è stato a Merano? Dovete farmelo sapere, scrivetemelo nei commenti. Adesso invece sono sulle passeggiate del Passirio, sto andando all'Enoteca Gigis, dove con Monograno Felicetti ci sarà ovviamente la pasta, una degustazione di vino, il DJ set. E quindi è un evento molto carino, tipo il fuori Merano Wine Festival. Che spettacolo! Questa è la seconda giornata del Merano Wine Festival e questa qui è la Kurhaus dove appunto si svolge questa manifestazione. Adesso l'ho iniziata, quindi è già abbastanza piena, come potete vedere. Chi c'è qua? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Ciao! Cosa stai facendo? Raccontaci un po', eh? Cos'è che stai facendo? Caglia, non farlo a ti. Fai sempre la timida quando ci mettiamo qua. Saluta! Dai un bacino. Dai un bacino. Un bacino? No? Un bacino? Oh sì, lo dai a me il bacino. Ci vogliamo veramente molto bene io e Anouk. Vero? Era da questo febbraio che non ti riprendevo. L'avevo ripresa l'ultima volta nel video quello famoso. Ah, che luce! Ecco, forse qua. Qua un po' meglio.
Sta tramontando il sole, quindi la luce arriva proprio sbang laggiù. Potrei fare le ombre cinesi. Niente, il Melano Wine Festival ovviamente è finito, io sono rientrato a casa e basta, non avevo più nient'altro da farvi vedere. Ma è stato un video un po' così, un po'... Vero, come dire, un po' così. Mi è voluto solo parlare un po' con me, a spasso e a tempo perso. Cavoli ragazzi, siamo già a Natale. Cioè, lo so che è ancora tipo la prima settimana di novembre, però accidenti, cioè per me sembra già arrivato dicembre, sembra già di dover tirare fuori il calendario d'avvento che non ho e che dovrei pensare di fare. Vorrei fare tante belle cose per il Natale quest'anno e ci sto in realtà già lavorando, però teniamo duro, io sono sempre molto di corsa, sono sempre molto impegnato, stanno cambiando tante cose e vabbè, piano piano poi vi aggiornerò e in realtà porterò anche un pochino più della mia quotidianità sul canale, ma tenete duro, lo so che tipo da un anno e mezzo che lo dico, però arriverà quel momento dove potrò dedicarmi veramente anche a casa a fare nuove video ricette, perché tante cose cambiano, ve l'ho detto. Sono veramente stanco, adesso monterò questo video e lo inizierò a caricare sul canale, così è pronto. Vi mando un grosso bacione e grazie anche per tutto l'affetto e per tutte le persone che mi hanno seguito a Ninja Warrior, è stata una bellissima esperienza. Se non avete visto la mia clip e non avete visto neanche come dire, la mia performance a Ninja Warrior su canale 9, vi lascio il link qua che si può rivedere su Dplay e così potete vedere tutte le mie abilità da ninja che ho sfoggiato in quell'occasione. A presto, un grande bacione, ciao!